benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo dei prodotti The Ordinary, che sono dei prodotti che quest'anno e anche l'anno scorso sono stati molto molto chiacchierati sul web. Ci tengo a fare questo video molto specifico perché so che sono dei prodotti che molto spesso hanno delle funzioni che non si riescono bene a capire, soprattutto perché il sito non è particolarmente chiaro e perché si allontanano molto dal nostro concetto di crema. Noi abbiamo il concetto appunto di crema idratante, crema per pelli grasse, crema per pelli secche, crema opacizzante. Invece questi sono dei principi attivi ad elevatissima concentrazione che vanno utilizzati per problemi specifici, quindi sono dei prodotti più mirati rispetto ad una crema che magari contiene 3, 4, 5 principi in piccolissime dosi e che poi alla fine non vi dà il risultato invece che speravate di avere. Invece questi appunto sono singoli principi, quindi imbottigliati, che vanno utilizzati appunto per problemi di pelle. Io ho preso, sono 2, 4, 6 prodotti, queste boccettine più quest'altra crema e adesso andrò a parlarvene un po' nello specifico proprio perché so che diciamo non sono, e anche io effettivamente mi sono trovata male, non è facile scegliere sul sito quale principio attivo è più adatto al nostro tipo di pelle perché non sono molto specifici nel darti le giuste indicazioni. Secondo me possono un po' migliorare questo aspetto. Allora, il primo prodotto, vado subito ad elencarvelo, è inutile che mi perdo in chiacchiere. Ah, una cosa molto importante che devo dire per prima, sul sito ci sono sia per dei prodotti siliconici che non. Ho trovato molto utile non tanto la spiegazione, tanto il fatto che prima appunto della spiegazione del prodotto c'è una piccola tabella dove ti dicono appunto cosa contiene o non contiene quel prodotto. Ad esempio ti dicono se il prodotto è alcohol free o oil free o non contiene acqua invece, o se contiene siliconi, se contiene parabeni, e queste sono state delle indicazioni molto utili per evitare di dover leggere l'inci magari lunghissimo di un singolo prodotto. Sono andata, diciamo, a scartare tutti i prodotti che contenevano siliconi, che voi sapete che io sul viso non utilizzo assolutamente. Quindi tutti i prodotti che vi faccio vedere oggi sono prodotti che non contengono siliconi, anche se comunque sul sito troverete dei prodotti con silicone. Ad esempio loro hanno un primer che tra l'altro chi l'ha usato mi ha detto che è veramente buono, che contiene siliconi. Quindi se siete particolarmente attenti a questo argomento, date un occhio a quella tabella così sapete bene cosa scegliere e meno. Il primo prodotto di cui voglio parlare, con cui mi sono trovata, diciamo, è il prodotto con cui ho visto più risultati ed è questo qua, EUC 134 0,1%. Vediamo se me lo metto a fuoco, anche se non penso, eccolo. È in boccettina scura ed è un prodotto oleoso che promette di idratare moltissimo la vostra pelle. Io nell'ultimo inverno, ormai passato perché siamo già in primavera, ho notato che la mia pelle è diventata secchissima, quindi ho avuto dei forti problemi anche ad applicare il fondo, la pelle mi faceva proprio male a toccarla e quindi dovevo necessariamente prendere qualcosa per idratare maggiormente la mia pelle. Questo è un prodotto davvero ottimo, a parte che è un prodotto, è come se fosse un olio secco, diciamo, non è proprio un olio che vi va ad occludere i pori e quindi appunto può creare delle imperfezioni, assolutamente no, è un olio molto 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 leggero, infatti sembra proprio un olio secco e va appunto ad idratare moltissimo la vostra pelle. E io mi sono trovata strabene, ne mischio solitamente 2 gocce di questo alla mattina prima del trucco con la mia, ovvio, con la mia crema giorno, che in questo periodo sto utilizzando questa, ma di questi prodotti ve ne parlerò in un video apposito perché quest'anno, come vi avevo già anticipato, ho speso tutti i miei soldi non più in make-up, ma per prodotti skincare, quindi ne ho tantissimi da farvi vedere e da recensirvi. Comunque, vi dicevo, ne metto 2 gocce nella mia crema, questo aiuta un assorbimento un po' più rapido,
Però appunto per chi ha la pelle secca è una formulazione ottima perché mi aiuta, una volta che va ad idratare e comunque a rendere la pelle molto scorrevole, mi aiuta anche ad applicare il fondo perché altrimenti proprio la pelle se lo succhia e mi fa macchie. Invece questo lo trovo davvero ottimo come base prima del fondotinta proprio per questo motivo. E come vedete lo sto utilizzando da circa, li ho comprati a ottobre, quindi ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo e ora siamo ad aprile, sono quasi 6 mesi e la boccettina non è praticamente neanche arrivata a metà. Voi probabilmente non lo vedrete, ma se ne usa davvero davvero pochissimo e mi strapiace, questa è una delle cose preferite di The Ordinary, che ovviamente riordinerò, e questo si può utilizzare anche in estate. Vi dico, vi faccio questa specifica perché molti dei prodotti The Ordinary, avendo una concentrazione così elevata di principio attivo, spesso e volentieri non possono essere utilizzati nei periodi in cui ci esponiamo al sole o comunque necessitano sempre di una protezione almeno 50, cosa che io vi consiglio appunto di utilizzare a prescindere perché sapete che il sole fa malissimo alla pelle. È la prima causa dell'invecchiamento precoce della pelle, quindi evitate di esporvi al sole o comunque di andare in giro tutta la giornata durante il periodo estivo sotto il sole senza crema protettiva. Poi passiamo al secondo prodotto che mi è piaciuto tantissimo, che è questa. È quasi praticamente finita, mi resta soltanto questa parte. Questo l'ho adorato e si chiama Argi Relina Solution 10%. Anche questa è una di quelle cose che sicuramente ricomprerò appena mi finisce. E praticamente serve come tensore della pelle. Una volta che lo stendete sul viso, vedete proprio le rughette di espressione. Io ho solo rughette di espressione ancora, per fortuna, però ne ho parlato anche con una mia amica che invece è 10 anni in più grande di me e mi ha detto che lei si sta trovando strabene, che assolutissimamente lo ricomprerà, che nessun prodotto gli ha dato questo effetto di pelle proprio tesa. E io l'ho notato tantissimo con le rughe di espressione che ho qui nel viso e con quelle che ho nel contorno occhi, perché quando rido faccio dei movimenti strani e mi si formano appunto delle rughette, lo noto davvero tanto. L'unica cosa che un po' non mi è piaciuta di questo prodotto è la sua consistenza. Infatti, non so se sentite, ma è proprio acqua. Quindi, spesso e volentieri, i primi giorni che lo applicavo, convinta magari fosse un po' più denso, mi colava prima di metterlo appunto sul viso. Comunque, una volta messo sul viso, si creava una goccia enorme e mi scendeva e sprecavo un sacco di prodotto. Quindi state attente se sono i primi utilizzi, perché proprio è come se fosse acqua, quindi non vi rendete conto della sua consistenza. E questo è meraviglioso, io lo stendo solitamente sempre la mattina, prima di qualunque cosa, prima stendo lui perché quando andate a stratificare più creme, ricordatevi sempre di incominciare dalla più leggera e finire dalla più pesante. Infatti io come prima cosa uso questo che è appunto a base d'acqua e l'ultima è la più pesante e utilizzo infatti il prodotto di cui vi ho parlato prima perché è più oleoso. Poi ah, e questi sono quelli che solitamente uso di mattina. E di sera invece utilizzo altri prodotti perché non possono essere utilizzati durante il giorno, alcuni, altri no. Quello che più nel senso non mi ha fatto né caldo né freddo, che quindi non credo che riacquisterei, è l'acido ianuronico, questa è una percentuale del 2% più B5, vitamina B5. Questo ovviamente non è liquido, ma è denso, è talmente denso che anche fila, però è a base d'acqua, quindi va benissimo per qualunque genere di pelle. Poi è un prodotto idratante. Vi ricordo sempre che anche se avete la pelle grassa non significa che la pelle non abbia bisogno di idratazione, quindi ricordatevi sempre questo particolare e utilizzate prodotti idratanti anche se avete la pelle grassa. E questo acido ialuronico nel senso sì, la sera lo metto, comunque mi idrata, però non sento quella differenza particolare tra usarlo e non usarlo. Devo dire che sono altri prodotti che mi hanno convinto di più. Quindi questo onestamente non lo riprenderei, almeno che forse sul sito non ce n'è uno ad una concentrazione un po' più elevata, ma mi sembra di non averlo visto. Questo
quindi almeno questa percentuale del 2% sicuramente non la ricomprerò. E adesso arriviamo ai prodotti che vanno utilizzati con crema solare. Sono infatti dei prodotti che utilizzo solo la sera e che alterno tra di loro solitamente a seconda di come sta la mia pelle. Infatti sono tre prodotti, diciamo, che tendono a sensibilizzare la pelle al sole, ma che hanno tre scopi diversi. Il primo è la vitamina C, sospensione al 23% più HA e Speres 2%. Spero di averlo detto bene, ma comunque vi metto qui il fermo immagine ed è questa qui. Poi il secondo prodotto è l'acido salicinico al 2%, sempre in soluzione, mentre il terzo, scusate se non riesco a pronunciare bene le parole, ma è l'apparecchio che non mi fa uscire bene alcune parole, è la niacinamide 10% più zinco 1%. Il prodotto più blando fra questi tre, incominciamo dando questa specifica, è sicuramente l'acido salicinico. Io inizialmente l'avevo comprato perché convinta appunto fosse estremamente acido, e difatti sul sito diceva che potrebbe pizzicare la pelle. Tutti questi pizzicano comunque, a parte questo, meno la mia pelle. Non è una pelle sensibile, quindi devo dire che anche la vitamina C al 23% a me non pizzica tantissimo, quasi niente direi, e non mi arrossa assolutamente la pelle. Però sul sito, se vedete, appunto c'è scritto che può, soprattutto appunto per le pelli sensibili, può pizzicarvi e farvi arrossare la pelle, quindi è tutto nella norma se dovesse succedere. Per me il prodotto più blando, è nonostante sia quello che me ne resta di meno, è l'acido salicinico. Difatti solitamente, proprio perché è blando, vado ad abbondare. Questo comunque non va bene per le imperfezioni, non va bene per ridurre i pori. Questo va bene per togliere delle neanche macchie, proprio piccolissime microscopiche cicatrici d'acne, per accelerarne quindi il processo di sparizione, e per la pelle tendenzialmente grassa, quindi che tende a lucidarsi. Ma comunque non va bene, lo potete utilizzare anche se avete appunto imperfezioni e pori diradati, ma non è nello specifico il prodotto adatto per combattere questo inestetismo. Quindi io inizialmente l'avevo comprato per questo, poi sono andata a leggere su internet, ho sentito anche altri pareri e mi hanno confermato che questo è un prodotto per pelle grassa, che comunque sulle macchie è qualcosa di molto 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 blando. Quindi ve lo consiglio soltanto se avete problemi di pelle che durante il giorno tende a lucidarsi anche d'inverno, perché d'estate non potete utilizzarlo. E poi il prodotto, anche questo, quante volte sto dicendo oggi? Non ce la posso fare a non dirlo, lo dico sempre. Non riesco a incominciare la frase se non faccio l'acido salicinico. Onestamente non è una cosa che ricomprerei, l'avevo comprato appunto per far sparire delle macchiette d'acne, ma non è il prodotto più adatto, come vi dicevo prima. Siccome non ho problemi di pelle grassa, non credo appunto che lo ricomprerò, però devo dire che nei giorni in cui mi è capitato, magari durante il ciclo, di avere la pelle un po' più lucida, mi ha aiutato moltissimo. Quindi ve lo consiglio se avete continuamente questo problema appunto di pelle che si lucida. Poi abbiamo la vitamina C al 23%. Questa è, insieme alla niacinamide, sono gli ultimi due prodotti che ho comprato. In realtà li ho presi da una mia amica a cui non erano piaciuti, che me li ha venduti, li ha utilizzati per un paio di settimane e poi me li ha venduti perché non si è trovata particolarmente bene per un motivo e per un altro. Quindi ho il parere anche della sua opinione. Allora, la vitamina C, lei mi ha detto che si è trovata benissimo, levica tantissimo il viso, però quello che le dava più fastidio è il fatto che questo prodotto è totalmente a base di olio, quindi vi lucida la pelle in una maniera assurda. Non so se lo consiglierei ad una pelle grassa, perché non mi sembra un olio tanto secco come ad esempio questo qui,
che è il prodotto di cui vi parlavo prima, che è sempre a base di olio, però ve lo consiglio anche se avete la pelle grassa perché non ingrassa la pelle. Questo invece mi sembra che un po' tenda ad ingrassarmela, e difatti a me è un po' la giusta perché ho la pelle estremamente secca di questo periodo, però non so se consigliarvelo onestamente se avete la pelle tendenzialmente grassa. Comunque, lei ha detto che si è trovata bene perché levigava, però non riusciva a sopportare questa sensazione sul viso di troppo oleoso. A me invece è una sensazione che piace moltissimo, soprattutto la sera prima di andare a letto, però purtroppo su di me questo prodotto non ha fatto nulla, nulla, non ha levigato, non ha schiarito, non mi pizzica, non so, non trovo motivi validi per ricomprarlo onestamente, perché non, forse per la mia pelle poco sensibile ci vorrebbe, perché io ho la pelle molto spessa e questo appunto la rende davvero poco sensibile, è una pelle che non si arrossa quasi mai. Quindi forse mi servirebbe qualche prodotto con un principio attivo di acido molto più alto. E purtroppo non ho comprato il peeling, non so come mai, ma non me la sono sentita perché era la prima volta che provavo questi acidi, quindi volevo provare prima qualcosa di più blando per vedere un po' come reagiva la mia pelle. Ed effettivamente credo che mi serva una cosa con un principio attivo più elevato. Un altro prodotto, l'ultimo in realtà, di cui voglio parlare è la niacinamide al 10%. Questo per me è un prodotto estremamente miracoloso, nel senso che se gli altri ho dovuto aspettare una settimana di utilizzo continuo per vedere e incominciare a vedere qualche risultato, questo dal primo giorno che l'ho comprato io ho visto i risultati. Non so se sia la niacinamide, non so se sia lo zinco, ma io quando ho la pelle particolarmente impura, causa ciclo, causa fondotinta utilizzato per troppe ore al giorno, e, insomma, qualunque genere di causa, io quando metto questo la sera, io l'indomani mi trovo la pelle migliorata del 5%. E in una notte per me è miracoloso, perché davvero comunque si nota tantissimo, i brufoli si seccano e tendono poi a scomparire nel giro proprio di 1 o 2 giorni, nonostante magari io me li tocchi, quindi mi creo una crosta. Questo è veramente miracoloso. Questo è un altro dei prodotti che assolutissimamente vi straconsiglio se avete la pelle impura e che sicuramente io ricomprerò. Ci tengo però a specificare in ultimo che nessuno dei prodotti che ho comprato mi ha aiutato per quanto riguarda i pori diradati e per quanto riguarda i punti neri. E quindi successivamente i prossimi ordini che farò dal sito saranno per rifornirmi dei prodotti che mi sono piaciuti e voglio continuare ad utilizzare, ma anche di nuovi prodotti per cercare di trovare qualcosa che finalmente sconfigga principalmente i pori diradati, perché i punti neri comunque ce li abbiamo tutti, si riformano, insomma è un inestetismo che è raro riuscire a trovare qualcosa che lo fa andare totalmente via. Però sicuramente ho bisogno di qualcosa di più levigante, perché da quando lavoro uso il fondotinta tutta la giornata, quindi dalle 8 di mattina fino alle 8 di sera, io noto che qui mi si stanno formando dei pori appunto che sono molto dilatati, che io comunque onestamente non ho mai avuto, sia qui che anche qua in questa zona. E li sto davvero odiando perché col fondotinta non si vedono, ma io comunque quando mi vedo struccata li guardo e non mi piacciono assolutamente. Comunque, questo era tutto per i prodotti The Ordinary, io spero che questo video vi sia stato utile per i vostri prossimi acquisti, se è così lasciatemi un like, iscrivetevi anche al mio canale e per qualunque altra domanda su questi prodotti non esitate a lasciare un commento qui sotto, vi risponderò appunto come sempre molto volentieri. Un bacio a tutti!